Ragazzi, sono incazzatissimo. Per due motivi in particolare. Il primo è che la versione Steam di Second Sight fa cagare. Nel senso che c'è una risoluzione pessima e il controller non è compatibile. Cioè, mi dà soltanto problemi. Il secondo motivo è che questo gioco, Second Sight, che può essere tradotto come Chiaro Veggenza, è stato sviluppato dalla Free Radical Design, la stessa di Time Splitters, di cui sul mio canale potete trovare il gameplay commentato, dettagliato, sia del secondo che del terzo capitolo, e non ha avuto la fortuna che meritava, perché Second Sight, similmente a Time Splitters, è un gioco molto valido, è stato recensito con, diciamo, voti ottimi, ma alla sua uscita nel 2004 non ha avuto fortuna, purtroppo. Quindi questa cacchio di Free Radical Design ha veramente delle persone di talento e purtroppo non hanno sfondato. Vabbè, ma sapete cosa? Noi portiamo il gameplay, tutta la storia di Second Sight, e come dicevo la versione Steam appunto fa proprio pena, e quindi sono dovuto ricorrere alla versione per Nintendo GameCube che sto giocando adesso con l'emulatore. E vabbè, noi creiamo un nuovo profilo, e questo sarà, io sono Fradival, e questo sarà tutta un gameplay commentato, magari non commentato in modo invasivo, di tutta la storia di questo gioco che dicono che sia bellissimo. Ah, questa è una blind run, io non ho mai giocato a Second Sight, quindi sarà una blind run, però appunto voglio godermelo e pubblicarlo su YouTube. Allora, secondo me come impostazioni ci siamo. Statistiche generali. Ok, quindi anche qui ci sono le statistiche come Time Splitters. Perfetto. Allora ragazzi, iniziamo con Isolamento, che è il primo livello. Allora, questa è una blind run, non ci saranno montaggi, a meno che non ci metterò ore e ore per completare un livello, in quel caso magari farò un taglio, però sarà commentato in tempo reale e vediamo un po', voglio anche godermelo un po' come film. Quindi benvenuti, io sono Fradival e iniziamo questo gioco, Second Sight. Difficoltà io direi normale, ma semplicemente perché non ci ho mai giocato, quindi se metto impegnativo magari appunto dovrò stare troppo tempo a concentrarmi, quindi poi verrebbero video lunghissimi e magari poi ci si annoia subito, quindi direi normale e iniziamo, vediamo un po'. Non so assolutamente nulla di questo gioco, quasi nulla. Ospedale. Hey, come on, Harry, buzz me through. What you got there? Shit, is this guy a mess or what? That's nothing, you should have seen him before. Guess he won't be dating again. And like he's ever getting out, he's a psycho killer. Sweet, what'd he do? That's classified. Like you even know. Why do they keep these losers alive? The lab wants it. As what? A crash test dummy? Who knows? Madonna, che cattiveria. And maybe he's curing cancer. Hey, did you see that? Do you think he can hear us? He can hear all he wants. Hey, Doc. Lui può sentire. Yes. Be careful with that one. Wow, let me see. Quanto è brutto questo. Hold his arm a moment. Ok, siamo in una sorta di laboratorio, quindi un manicomio. Ok. Quindi ci hanno descritto subito come killer psicopatico. Vabbè. Vediamo se siamo veramente tali. Questo gioco è stato pubblicato per GameCube, PlayStation 2, Xbox e computer. Però la versione appunto computer è rilasciata da Steam. Mamma mia la delusione, ragazzi. Però vabbè, il mio acquisto l'ho fatto, quindi mi sento perfettamente in diritto di prendere, di far girare il gioco sull'emulatore Dolphin. Ok. Ok ragazzi, allora iniziamo. Ok. Whoa, I'm a long way up.
What and where is this place? Dove siamo? Bella domanda, ragazzi. Allora, siamo in un laboratorio, quindi. I guess that switch out there opens the door. Cosa c'è qui? If I could just press it somehow. I don't understand what's going on at all. Ah, ho cambiato la And what happened to those straps holding me to the bed? Scusate, sto leggendo i sottotitoli, come penso anche voi. I noticed them. I imagined them undoing. Ok, eravamo quindi legati, siamo Did dei pazienti. Undo them with my... This is insane. Le ho sciolte. Così possiamo cambiare telecamera. I'll prove it to myself. I'll try and do the same thing with that switch. Allora direi di usare questa qui fissa. And see what happens. Allora, premi pulsante. Da qui non si può premere il pulsante. Ok, quindi abbiamo... Ah, abbiamo dei poteri paranormali, tipo psichici. Ok. Quindi apriamo, apriamo la porta. Wow. Ok. Ok, utilizziamo questa. Ok, ragazzi, vediamo un po'. Dove possiamo andare? Qui non c'è nulla. Allora andiamo di qua. Strange. So much medical equipment. Tante attrezzature mediche. I wonder if I manage to undo those straps and then unlock the isolation cell with my mind. What else can I do? Perhaps I should try concentrating on a few things in this room and see what I can make them do. I don't think throwing myself through the window is my best way out of here. Okay. This is too weird. All right then. What else in this room can I control? This is incredible. How did I end up being able to do this? Perfetto. What the hell am I? Quindi abbiamo dei poteri paranormali, psichici, telecinetici, oserei dire. Possiamo quindi muovere gli oggetti, perfetto. Quindi sì. Ok, sembra molto interessante, chissà. Credo che Ok, è molto deciso il ragazzo. Secondo me potremo fare molte cose in futuro. Ok, con L1 possiamo quindi evidenziare gli oggetti e con R1 possiamo appunto... Beh, questo forse non ci è molto utile, direi. Va bene, allora usciamo, ragazzi, vediamo un po'. Madonna, siamo distrutti proprio. Hey, that's amazing. I suddenly feel a little better. Ok, siamo guariti quindi. Ok. Ah, ecco, abbiamo la guarigione e la telecinesi. Wow. Ottieni potere per curarti da solo. Bellissimo. Madonna, ricorda molto Time Splitters questa scena. Oh, oh, oh. Calo di frame assurdo, scusate. Ok, ragazzi, abbiamo recuperato tutta l'energia. Perfetto, allora in questo modo chiaramente consuma energia psichica, immagino. Ok, vabbè, allora andiamo. Oh, Madonna, c'è qualcuno lì. Ah, questo è il posto del filmato. Ricordavo queste scritte qui. Interrogation room, isolation world. Ok. An elevator, a way out. Ok. Allora, vabbè, ragazzi, andiamo. La porta è attivata. La porta è attivata elettronicamente. Forse devo abbassare. Forse devo abbassare la musica. Ah, il menu ancora non l'abbiamo visto. Ok. No, forse va bene come musica. Ok. Applicazioni. Ok, quindi c'è anche una mappa da trovare. Ah, c'è anche la descrizione. Non c'è nessuna. Ok, quindi dobbiamo comunque fuggire da questa sorta di ospedale. Obiettivi, fuggi. Ok, telecinesi. Facendo veramente provi. Ok. E invece la guarigione.
Ok, possiamo guarire anche i nostri amici. Ok, perfetto. Armi non ne abbiamo. Ragazzi, questa è una blind run, quindi diciamo che mi piace anche leggere più cose possibili, in modo da godermi al pieno sia il gioco che la storia. Ok, allora la porta non si può. Inserisci codice? I can't call the elevator without the proper code. Ah, infatti, non conosciamo il codice. Ok. Vabbè, loro ci vedranno sicuro, quindi. And he didn't even flinch. No way! That wasn't in his notes. Of course it wasn't. Would you have agreed to work this floor if it had been? Me? Yeah, it doesn't change a thing. He's safely. No, abbiamo interrotto il dialogo. Vabbè, noi possiamo anche combattere. L'abbiamo ucciso. Cacchio, ragazzi, sono debolissime queste guardie, Mamma mia, cioè sono schiattate subito. Vabbè, comunque, mi dispiace, ma che dobbiamo fare? Abbiamo preso la... Trova il codice. Abbiamo preso la cosa, la... la scheda di... dell'ascensore, no? Ho visto male. No, that wasn't it either. No, ho visto male. Non c'era una scheda qui sotto, no? Boh, vabbè. Vabbè, raga, l'abbiamo uccise. Mi dispiace, cioè, ma poi che cacchio di guardie siete? Cioè, un paio di cazzotti in faccia e morite. Ma, vabbè. No, voglio andare di qua. Vediamo un po', ragazzi. Allora, dobbiamo trovare il codice dell'ascensore. Ok. Vediamo un po'. La porta. Ah, usa lettore di scheda. Ah, infatti, ok, avevamo preso la scheda. Allora, vediamo qua che c'è. Lì c'è un medico. Ok. Vabbè, questi possiamo soltanto muoverli. I wonder if it can shed any light on my situation. Ok. Cosa c'è qui? Nulla. Ragazzi, comunque la grafica è molto bella. Sicuramente anche l'emulatore che fa il suo dovere, però. Che c'è, gatto? C'è il mio gatto che lavora. C'è un dottore qui? Allora? Afferra. Let me go! I'll do anything! Ok, metti K.O. questo mancio. No, lanciamolo. Voglio farti domande, cacchio. No, non mi dire che è morto anche lui. No. Dai, vabbè, è svenuto, credo. Vabbè, usiamo il computer. Well, I was hoping for some patient records. I guess I'm out of luck. A map. This should help me get my bearings. Perfetto. I suppose surgery is the room I'm in at the moment. This computer is that little red dot. Right. By moving the mouse, I can select different rooms. Ok, ragazzi, c'è un magazzino, la chirurgia, corridoio, gli alloggi delle guardie. Hang on. I think I remember something about an interrogation. Degli interrogatori, sicuramente dobbiamo andare lì. That's the elevator. By the look of things, it's the only way off this. Ok, dall'ascensore si scappa sicuramente. Can help me get the elevator working. Right, the code for the elevator is 8461. That should come in useful. Ok, 8461 è il codice dell'ascensore. Se clicco sulle altre zone. Ok. Nell'altra zona sembra che non ci sia nulla. I think I've retrieved as much information from this map as I can. I know the code for the elevator. I should make a break for it. No, volevo un attimo selezionare l'ultima. Reparto 1. Nessuno. Ok. Cella di isolamento. I'm reading this map correctly. That's the room I woke up in. Ah, ok, noi siamo GV034. Quindi questo è il nostro codice paziente, diciamo. Tu, medico, non mi dici nulla. No? Non lanci l'allarme, no? Allora ti mettiamo KO, magari, che dite? Minchia! Porca miseria, che violenza, vabbè. Ragazzi, sono le mezzogiorno e 10. O mezzanotte e 10. No, mezzogiorno e 10, perché era giorno, no? Ok, ragazzi, vabbè, abbiamo il codice dell'ascensore, quindi secondo me
possiamo andare. Qui non c'è nulla di interessante. Vediamo un po'. Andiamo dritti di qua, eh. Vorrei andare anche nella sala di... nella sala di interrogatorio, perché secondo me lì sono successe cose brutte. Siete nei guai, sì. Ah, parla al chirurgo. Eh sì. Ma quindi potevamo parlare anche al medico prima? Oh, oh, è fermo. No, non afferra, parla. Esatto. What the hell is this place? I don't know anything. Let me go. No, dai, dici qualcosa. Non possiamo lasciarlo e basta? Ah, ok, ha lasciato una... No. Ma come si fa a prendere... Ma la prendi in automatico la scheda, immagino? Vabbè. Per chiunque guarda questo video, scusate se esito, ma appunto è una blind run, quindi mi piace proprio... farmi continuamente domande. In che anno siamo, addirittura? Parla al chirurgo. No, vabbè, ma secondo me non ci dice nulla, quindi... secondo me possiamo andare, non ci dice nulla, ragazzi. Vabbè, andiamo. Ah, qui, se non sbaglio, si collega al corridoio. Ok. Vogliamo andare un po' di qua, vediamo un po'. Ah. Questa è la sala degli interrogatori. Bastardi, chissà cosa ci hanno fatto, eh. Ok, ma se voglio lanciarlo? Ok. Vabbè, qui non c'è nulla, ragazzi, possiamo scappare. Il chirurgo non ci dice nulla. Ma possiamo anche leggere le scritte. No, non ci dice nulla. Magari qui per errore. Vabbè, andiamocene, ragazzi. Prendiamo l'ascensore e scappiamo da sto maledetto ospedale o quello che è. Ok. Siamo all'ottavo e ultimo piano. Forse ho dimenticato di dire che questo è un gioco sia sparatutto sia un thriller psicologico. Anche incentrato un po' sulla furtività, stando a quanto ho letto. Varek. Dr. Varek. What happened? I need to remember. Ok, adesso è partito un trip. Ok, quindi prima missione finita. Secondo me gli è partito un trip allucinante. Sta cercando di ricordare John Vatic. Sei mesi prima. Excuse me, I'm Vatic, Dr. John Vatic. Finally. Colonel Joshua Stark, come US fresco Marines. Adesso. Good to meet you, Colonel. This way, Dr. Vatic. Thanks, call me John. What's all this about? Look, I'm glad to be of help, but one day's notice is barely enough time for me We're to get out. We're out of time, Dr. Vatic. Can you handle a sidearm? They said my role was strictly advisory. Then advise yourself to get some weapons training. My squad doesn't nursemaid tourists. I'm in a squad now? We'll explain it all at the briefing. 1800 hours. Be there. Ok, quindi siamo in Germania. In Germania, okay. Sei mesi military prima. Training. I wasn't expecting this. I guess I should find someone who knows what's going on. Ok. Qui c'è un telefono. Possiamo aprire la porta? No. Lo stesso suono delle porte di Time Splitters.
Vabbè, allora che c'è da dirci tu? Okay, Dr. Vadic. The colonel thinks you could do with some physical training before you're given a firearm. Okay. I'm Cotelli, comms expert. Follow me and we'll see what kind of shape you're in. Ok. Vediamo se siamo in forma, ragazzi. Subito, non siamo neanche arrivati subito. Come cacchio? No, Fede, come sale le scale? Che cazzo balli? Stai ballando. Prima di seguire il soldato voglio vedere che c'è qui. Chi sei tu? Ciao. Vatic, you're not to start the firearms training with me until you complete the basics with Cortelli. Don't worry, there'll be plenty of time for us to. Ma Cortelli è... cioè... Sorry, Vatic. I can't let you pass. Ah, Cortelli è il nome del soldato. Ok, ok, Cortelli si chiama. Vai da Cortelli, vabbè, sarà un italiano, credo. Vabbè, allora andiamo da Cortelli. Ma non possiamo correre, no? Questa è la sua corsa. Ah. Guarda, fa anche la moonwalk. Grande. Ok, scusate, sto facendo il coglione. Ok, dove è andato il soldato? Ah, è lì. Prima di seguirlo, però, voglio vedere che c'è qui. Che c'è qua sotto? Vediamo. Sbircia. No, ok. È chiuso, ovviamente. But I haven't finished my training. If I go through here, I'll skip training. I don't think the colonel will be too happy. Ok. Vuoi abbandonare? No, 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 non voglio abbandonare il mio addestramento. Ok, allora saliamo dal nostro amico. Ciao, eccoci qua. Che dobbiamo fare? Ok, then. Let's just cover some basics. Firstly, some simple climbing. Watch me and follow over these walls. Just walk into and over. It's that easy. Ok. Praticamente ci ha detto, guarda come salto sui muri. Ultimo salto. È caduto. Vabbè. Grazie, ma ci arrivavo anche istintivamente, diciamo. Allora. Ok. Dobbiamo semplicemente spingere la levetta contro il muro o la scala. Ok. Tipo Harry Potter, che dovevi soltanto semplicemente sbattere contro i muri per farlo salire in automatico. Ok. Well done. Okay, through here and on to the next area. Jackson will continue your training. Ok, allora abbassiamoci e proseguiamo, ragazzi. Come grafica ci sta, la Free Radical ha una cura nei volti che è veramente lodevole per essere il 2004. Arrivo, arrivo, Tex. Okay. Dr. Vatic. Andiamo. Ah, oppure cammina lentamente, lasciarti cadere e aggrapparti. Ok. Okay, let's see that upper body strength. Make your way along the edge. Poi il dottor Vatic sembra abbastanza muscoloso, per essere un impiegatuccio. Ok. Eccoci qua, caro. Che ci dici tu, bello? Jackson, ma non c'era scritto Tex. Vabbè. You proved you can climb walls, but what about using cover? Lean against the wall of this block. Ok, premizia di insomma. Ok. Vieni, ci vieni. Perché non si addormenta? Come on, Vatic, we haven't got all day. Perché non... Premi Z, usa la levetta per muovere John verso un muro. Perché non... Così, scusa. Come on, Vatic, we haven't got all day. Non... Thank you.
scusa, ma perché non si addossa al muro? Allora, prima inserite usa l'eletta per muovere John verso un muro per addossarti ad esso. Allora, come on, Vedic, we haven't got all day. Ma sto premendo, ma non va. No, così dai cazzotti. No, ragazzi, questa cosa mi sta facendo incazzare, eh. Come on, Vedic. We haven't got all day. Ovviamente non abbiamo i poteri psichici ancora. Ma allora, furtività. E questa è Z. Usa la levetta per muovere verso un muro per addestrare. Ragazzi, ma perché fa così? Come on, Vedic. We haven't got all day. Perché non si addossa? Ma sono stupido io? Vabbè, facciamo così. Credo che sia passato un po' di tempo. Io direi, a questo punto, di fermare qui e di riprendere esattamente da qui nel prossimo video. Grazie a tutti ragazzi, io sono Fradival e continueremo la Blind Run di Second Sight. Ciao a tutti con una bella bel cazzotto. Ciao.